Buongiorno dalla cucina di Dio. Oggi prepareremo delle scaloppine ai funghi porcini. Allora, gli ingredienti: burro e farina per fare le scaloppine, un po' di sale, uno spicchio d'aglio per i funghi. E cosa manca? La cosa principale: mancano i porcini. Un attimo, Antonio, mantieni. Vediamo. Scegliamo dei porcini, dei due porcini. Allora, vediamo cosa possiamo prendere. Prendiamo un reticulatus, un aereus e questo bel reticulatus. Perfetto, bene, dai. Allora, prendiamo i porcini, li sciacquiamo. Ne abbiamo scelti tre bellissimi, eh? Questo è un bel nero, ecco qui, e li lasciamo una mezz'oretta a scongelare. Naturalmente negli ingredienti ci vuole l'olio extravergine di oliva per trifolare i porcini. Allora, infariniamo le scaloppine. Prepariamo le scaloppine. Aggirate le scaloppine. Sì. Sarà forte. Profonda. Ok. Aglio e olio per trifolare i porcini. Olio e extravergine di oliva. Ok. Trifoliamo i funghi porcini. Mettiamo un po' di sale nei porcini. Giriamo, togliamo l'aglio lo togliamo,
e facciamo trifolare i porcini. Che profumo, che profumo! A questo punto ci vuole un tocco di classe. Facciamo una cremina con metà dei porcini che abbiamo trifolato. Arrivato a questo punto, prendiamo la cremina e la mettiamo su ogni fettina di scaloppino. Adagiamo i porcini sulle fettine di scaloppine. Due o tre minuti sul fuoco ed ecco qui le scaloppine alla diavolo rosso. Noi le facciamo così. Questo è un augurio per il 2021. Scaloppine alla diavolo rosso. Un saluto a tutti. Ciao da Cucina di Dio. Un saluto a tutti.